Ok, ragazzi, siamo appena entrati nella fornace attraverso dalle gallerie del vapore. Incredibilmente sono riuscito a fare quel livello in 15 minuti. La prima volta con l'esploratrice ho impiegati 50, ma sono dettagli. Anche per il fatto che qui non appunto guardo le cose secondarie, vado diretto. Lo scopriremo. Valvole chiuse. Allora, ragazzi, il nostro piano per far saltare la fornace è questo. Allora, quelle quattro valvole che ci sono lì, appunto, indicate a destra dello schermo, sono delle valvole che per l'appunto sono collegate direttamente al condotto principale della fornace. Insomma, sono collegate alla caldaia principale. Noi se chiudiamo quelle valvole, se chiudiamo una valvola, succederà che la pressione nella caldaia principale aumenterà. Di conseguenza, se chiudiamo tutte quante le valvole, la pressione aumenterà a livelli estremi e finirà per saltare in aria tutta la caldaia. Il nostro compito è farla saltare in aria, quindi dobbiamo trovare queste quattro valvole, che ovviamente ci troveremo nel tragitto, e vedere di appunto riuscire a distruggere anche questo secondo luogo dello spasimo, che Dio santo è terrificante. Cioè, è terrificante quello che sempre mi faceva più paura da bambina, perché, cioè, rispetto a... Allora, perché la cattedrale d'argento vedi che c'era già morti tutti, cioè, ha morti tutti per un'alluvione. Nella macina, che è due avanti, sì, ok, effettivamente lì ci tritura la gente, ma più che altro per il fatto è che forse la trovavo forse meno spaventosa, perché lì non faceva vedere la gente che moriva, però ti facevano vedere dei macchinari che c'erano come morivano. Qui invece ti fanno vedere la gente che muore bruciata, è terrificante. Oh, primo boss che con l'esploratrice ricordo che ha buggatissimo, sovrintendente piromante. Va bene, signor, eccolo lì, guardalo lì, guardalo lì quanto è buggato. Guarda lì quanto il signor piromante è buggato. Cioè, lì teletrasportato di là, me lo ricordavo questo. Le globo dell'esplosione. Ci dà la possibilità di sovraccaricare il nemico di essenza provocando nell'esplosione al momento della morte. Guardo solo come ha fatto il martello. È un lascio fighissimo, peccato che comunque io non c'abbia assolutamente voglia di far esplodere i nemici, perché poi ci rimetto io la vita. No, volevo alzare il volume perché anche l'ultima volta che sono stata qui nella fornace, quindi con l'esploratrice Zala, ero rimasta con la fissa di farvi sentire il suono della fornace, perché sono stra inquietanti. Anche questa è una roba da questa invece è una roba da scemi. Carica l'ultimo checkpoint. Come cazzo ho fatto a cadere di sotto? Sono rimbalzata contro il coso sulla parete. E mi tocca lì affrontare il piromante adesso. Andate via a quel paese. No, aspetta, è avanti. Stiamo andando indietro. Mi tocca riaffrontare il piromante, porca troia. Ma cazzo, sono morta prima! Cioè, sono morta rimbalzando contro il coso. Non ha senso! Non ha senso, anche perché quelli sono tipo i cosi da cui esce il calore, tipo i termosifoni, no? Da cui esce il calore. Non proprio come i termosifoni, comunque. Insomma, che cazzo di senso c'ha, Dio, buono! Com'è che si chiamava sovrintendente piromante? Sì, lei signore. Cioè, è proprio bello che questo checkpoint è a qualche passo più avanti. Sono proprio caduta nel corridoio. Sì, sovrintendente piromante. Signor sovrintendente. Lei mi sta parecchio sulle scatole. Anche con Zara ero morto a sto punto, mi ricordo. Bodo, che culo! Grandissimo, ecco, vedi, il globo cieco qua e funziona anche con i boss.
mini boss almeno, perché con i boss veri e propri non funziona veramente. Le ammazzati per bene, aggiungerei. Allora, vedete morire come degli scemi. Quindi a questo è solo di fare un parkour che fanno bene anche i bambini. Quindi ecco, posto. Allora, qui dovrebbe esserci, sì, la prima valvola. Però è bloccata. Dobbiamo sconfiggere il primo guardiano di Galen. Uno dei guardiani di Galen. Non è uno dei guardiani. Non è l'unico guardiano. Ecco qua, la serratura sulla valvola si apre. Io mi sono sempre chiesta quel cacchio fa adesso c'è la serratura sulla valvola, comunque. Dai, prima valvola chiusa. E la porta a pressione, come si chiamava, si è aperta. Non mi ricordo, sti cose si accendono, penso di sì, perché emanano calore, sì, ok, si accendono. Ste braci. Ok, qui c'è un altro guardiano di Galen, se non mi ricordo male. Sì, in teoria, sì, è un altro guardiano che sta scappando. Queste sono le persone che sono morte nel filmato, non so se... Povera gente. La serratura sulla valvola si apre, ok, ecco la seconda valvola. Ma no, questi sono rianimati tutti. E seconda valvola chiusa. Saliamo di livello, livello 26. Posso... Oh, c'ho già... Onda d'urto, nuovo potere. Che ho un'onda di energia che danneggia tutti i nemici che raggiunge. Vediamo, mettiamo al posto di... No, quello di assorbire il dolore lo tengo perché è molto utile. Lo metto al posto di adrenalina. Ecco. Proviamo quest'onda d'urto. Triangolo. Figata. Beh, basta, ignoriamo sti zombie. Sono i suoi bassi, ma non sto qui ad alzare il volume, ma se li sentite bene sono inquietantissimi. Dio, che antipatia, i mostri con un punto vita, ecco. Cavoli ragazzi, siete veloci. Dovreste andare a fare la staffetta. No, cos'era? La maratona. La maratona di New York. Andate a fare. Ci sta. Non vi stancate nemmeno voi perché siete già morti. Non ce ne state di sicuro. E merda, via.
Madonna che mia però che c'ho con l'onda adulto. È utile anche questo attacco, peccato che c'ho la mia... Grucetto c'ha la mia migliore. Vai, anche un altro ammazzato con il globo cerca cuore. Qui ci sono due valvoline che posso aprire, che se non sbaglio non aprono la porta, aprono la porta dove c'è un potere segreto, se non sbaglio è a quel mini gioco tra parentesi del mettere il barile nella cosa a pressione che faceva saltare in aria tutto quanto praticamente, e ci trovavamo un forziere. Anche sta roba, se volete vederla, andate a vedere il gameplay che ho fatto già con l'esploratrice, che lo trovate nella playlist di Untold Legend, in cui trovate anche questi episodi. Dovete andare a cercare, vi dico sempre cercatela voi, perché io mi dimentico sempre di metterla in descrizione, è un dato di fatto. Sì, ok, mi ricordavo. Sto roba, questa volete vedere, andatevi a vedere l'episodio della fornace con tra parentesi scritto esploratore nel titolo. Qui significa che quello gioco, quello lì, l'ho fatto con l'esploratore. L'esploratrice, anzi. Esploratrice, ricordiamoci, perché è una lei. Guarda, lui già preparato, non stavo neanche attaccando, lui già li ha parati. Forse l'onda adulta è più utile dei martelli energia, per il fatto che magari sta attaccata al terreno, quindi la devo stare fuori da questa putrida acqua o qualsiasi roba sia, perché mi fa male. Belle queste! Non tanto belle perché ti schiacciano però. Pam pam pam. Doppio colpo, attenzione. Ecco lì la cosa extra che abbiamo aperto prima. La ignoriamo malamente. E noi continuiamo in pretteriti. Sì, pretteriti. Devo andare a cercarmi l'aggettivo sul dizionario. Comunque si può vedere come si scrive, quindi come si dice a maniera giusta. Comunque sì, volevo dire, continuiamo in pretteriti, quindi senza fermarci, ignoranti di tutto. Il nostro cammino. Bello che questo qua non è un guardiano di galle, ma è grosso il doppio, ok, è più potente. Tanto qui, ecco, questi bestioni lo uso assolutamente il potere che rende invincibile per qualche minuto, qualche secondo, perché io con Zale invece questi qui li odiavo, perché per l'appunto mi toglievano metà vita e loro avevano ancora tutta la vita quando... Cioè, per dire, dovevo usare per forza il colpo letale che... È un potere di Zara che praticamente a lui toglieva un quarto di vita, però sprecava non poco di energia. Ma si perdeva l'essenza, che si è fregata della vita. Al momento, ovviamente. Dovremmo essere quasi arrivati alla fine, sì, perché mancano due valvole, siamo quasi alla fine. No, porca trota. Questi mi spingono di sotto. Ok, sì, se non mi ricordo male, c'è la terza valvola qui vicino e poi c'è il boss della fornace. Allora, facciamo un punto facciamo il punto della situazione. Nella cattedrale d'argento c'è quell'abominio di abominio, si chiama abominio. Qui c'è, ve lo spoilerò già, il bruto cinerio. Che cos'è il bruto cinerio? È una cosa anche quella. Solamente che rispetto all'abominio ha una consistenza effettiva, ha una forma fisica. Questo, ecco, comandante Akot. È identico a i guardiani di Galen che abbiamo già visto, però ha più vita, mi sembra.
Se la trovate la roba si apre, ok, perfetto, come immaginavo. Stavo dicendo, non ha più una consistenza, ha una forma fisica questo brutto cinegro, stavo dicendo. E infatti mi fa da piccola, mi faceva una gran paura. Ma lei continuava a dire da bambina, perché questo gioco lo giocavo da bambina. Sto di fatto che ha targato per i 16. Però io da bambina giocavo anche allo Splanet, quindi che anche quello è targato per i 16. Sì, da piccola giocavo tanta roba targata per i 16, anche Final Fantasy 12 per i 16. Giocavo tutta roba per i 16, per i 12. Infatti poi capivo la metà di quello che succedeva, perché giustamente c'è un motivo se un gioco lo targano per i 16, perché magari ci sono delle robe dentro che magari tu capisci quando hai 16 anni, sicuramente non quando ne hai 6, per dire. Tipo, fare un esempio, in Final Fantasy 12 c'erano tutte quelle questioni delle kite, dei re, di tutte quelle cose lì che non vi sto a spiegare, vi spiego solo che da bambino avevo capito solo chi sono i cattivi, chi è il cattivo e chi è i buoni. Almeno quello l'avevo capito. Avevo poi capito che aveva fatto un casino il cattivo per fare quello che voleva fare, ma allo stesso tempo però al contempo non capivo bene perché a questo, perché a quell'altro, perché dicevo aspetta, ma perché ha fatto sto co-? Avevo capito che aveva fatto un complotto gigantesco, però non, cioè, non capivo bene perché tutte queste cose, quindi beh, comunque sia sempre Final Fantasy 12 sempre nel cuore, così come anche Lost Planet e tutti quei giochi che... Lost Planet, ecco, magari Lost Planet forse lo capivo, forse sicuramente meglio di Final Fantasy 12, perché lì va bene, a Peggy 16, ma pensavo più che altro, ho cominciato a pensare solamente perché è un po' difficile, era difficile, sicuramente difficile a giocare a 6 anni, perché alla fine della storia ho capito tutto, praticamente tutto, più o meno. 3/4, top. Eccolo qui! Che brutto! E poi ho attaccato per i 16, perché magari ci sono anche queste cose qui, no? Allora, brutto cinegro, sta bestia, che a me ha sempre ricordato un facoce o un cinghiale, qualunque cosa sia, si rigenera la vita con i condensatori che sono qui a fianco. A noi dobbiamo disattivare quei condensatori. Però aspetto che arrivino tipo a 70, perché se disattivo che arrivano a 70, in teoria mi danno la vita. Tirati su. No, è a 85 che gli danno la vita. Sì, a 90, a 95. La volta è che il brutto cinegro, se gli va in fiamme, non possiamo avvicinarci perché... Sì, devasta. Adesso aspetto che questo arrivi a 85. Posto. Adesso ho intenzione oggi di far fuori il brutto cinegro a suon di martello energia. Quindi... L'ultima volta ho fatto fuori a suon di colpi letali, questa volta a suon di martello energia. Scappa, scappa, scappa. Cinghiale gigante. Non so, mi dà l'idea di un cinghiale. Vai, è morto. Gambiere di Galen inchiodati. Qui il signor Bruto scomparirà fra un po'. Intanto controlliamo quello che abbiamo già preso. Allora, intanto questo lì è organetico, vedo che fa qualcosa di organetico che voglio vedere, che aspetto c'hanno questo. Aspetta, le voglio vedere solo adesso che aspetto c'ho. Strano. Beh, rimetto quello che. Elmetto immorale di Akot. Ok, il tizio di prima. Questo elmetto perfetto ti fornisce una maggiore capacità fisica e mentale. Questo elmetto ho detto che potere magico, lo levo, teniamo quello di Akot. Qui aumenta il massimo potere d'attacco.
L'equilibrio arcano ti concede mana quando ti colpiscono. Direi. Dai, questo qui aumenta in mana massimo. Ci mettiamo. Poi qui ho trovato della roba. Gamba. Ecco, quelli del bruto cinerio. Gambiere di cane inchiodati. Ti dà la possibilità di stordire il nemico che ti attacca. Questo volevo. Tengo questo qua adesso, solamente perché. Dopo un po' voglio scomparire il signor brutto cinerio qui. Ok, perfetto. Non ho mai capito perché impiega così tanto a scomparire, però. Ok, ci rimane solo un'ultima valvola. E questa è la caldaia centrale. L'unica cosa che ci rimane da fare è far saltare tutto in aria. Però voglio vedere se c'è qualcosa prima. Perché non ho mai girato intorno alla caldaia qui per vedere cosa c'è. Non c'è niente, bene, ho sprecato 10 secondi della mia vita per niente. Va bene. Comunque bello fa un giro di tanto. Ok. Rotiamo la valvola. E anche la fornace. La salutiamo. Ok, meno male che l'anziano della biblioteca ci ha teletrasportato al momento giusto. Ok, ovviamente torniamo al rifugio del lobo del drago, chiaramente però la tengo in questo episodio perché staremo qua 5 minuti come al solito, quindi siamo 21 minuti d'episodio. Non fa mai male. 5 minuti d'episodio. Sconfiggi Marrakesh, tanto sono salito di livello con il completamento delle missioni della fornace. Ok, sì, allora era successo con Zara, invece era successo che appunto quando eravamo andati a Galen per la essere appunto dalla forna nella fornace, è venuto con i Marrakesh ed avevamo 8 Marrakesh. Poi quando eravamo tornati invece ci aveva tradito Golan. Invece con la storia di Golan ci tradisce Marrakesh in un modo anche abbastanza crudele, proprio al momento è più crudele che abbia. È più crudele sinceramente dei tre che si è rivoltato sinceramente. A mio parere. Comunque sia Marrakesh lo dobbiamo trovare che da qualche parte c'ho un pochino paura perché allora siccome avevo detto che lui è bravo negli attacchi a distanza, avevo detto qualche episodio fa. C'ho un po' paura davvero, mi sa che avrò difficoltà ad avvicinarmi. Anche perché Banjo ci avrà dei poteri incredibili. Quindi. Oddio! Usciamo qui a Orole! Dove cacchio è Marrakesh? Non lo trovo, ragazzi. Marrakesh, eccolo qua. Vediamo di sconfiggerlo. E alla fine avete capito bene. Avete capito bene? Alla fine rimane solamente un membro vivo del lobo del drago. Perché uno muore mentre ci accompagna. Guarda che. Uno muore mentre ci accompagna. Ah, 3 secondi, lo faccio fuori. Okay. Uno muore mentre ci accompagna alla fornace. L'altro si rivolta e diventa cattivo. Muori. Ok, traditore. Anziano, devo raggiungere il cuore della macina. Temo proprio di non poterti aiutare, luce della notte. La sacerdotessa ha scatenato il caos laggiù. Inviami il più vicino possibile. Penserò io a lei. Povera Telga, mi dispiace tantissimo anche per lei. Soprattutto per
Soprattutto questa volta, sinceramente. Comunque. Gai, distretto sud. Ok, facciamo anche questo livello. Beh, fermiamo il video.